Meno tasse in busta paga, un sistema pensionistico che superi quota 100, contrasto al precariato e una riforma del fisco che non sia solo a vantaggio di chi percepisce redditi medio-alti. Ieri manifestazione dei sindacati all'Aquila davanti alla sede del Consiglio regionale in preparazione allo sciopero nazionale del 16 dicembre. Si alza dal capoluogo abruzzese una sparuta voce di dissenso contro il governo Draghi. Non c'è dubbio che per noi è importante, ad esempio, avere nella legge di bilancio per la prima volta importanti risorse per la sanità. Bellissimo l'intervento della delegata di Sulmona che testimoniava, come dire, le condizioni reali. È importante che ad esempio nel pubblico impiego abbiamo ottenuto delle risorse che ci dovranno consentire di rinnovare i contratti di lavoro a certe condizioni. Hanno aderito CGIL e UIL, grande assente la CISL. È un errore radicalizzare il conflitto, c'è bisogno di responsabilità, dialogo e confronto, fanno sapere dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la quale non porterà le sue bandiere in piazza a Roma. Noi vogliamo cambiare questa legge finanziaria, purtroppo il tavolo non ha consentito un risultato a noi visto in maniera sufficiente, è per questo che scenderemo in piazza per dare forza al movimento sindacale confederale e far sì che questa legge di riforma finanziaria possa essere cambiata. Ma non solo le questioni nazionali, la manifestazione davanti all'emiciclo è stata occasione anche per alzare l'attenzione sulle problematiche abruzzesi. La giunta Marsilio ha prodotto risultati negativi, dicono i sindacati. Sono ormai trascorsi 3 anni dall'insediamento di questa maggioranza di governo regionale e con noi, con le parti sociali, i risultati sono stati molto molto negativi. Temi come il lavoro, le politiche industriali regionali, la sanità regionale, le infrastrutture, i trasporti sono ancora ampiamente deficitari.